sarebbe anche una buona cosa. Grazie. Siamo qui per chiedere ai nostri elettori di poter confermare o meno l'accordo, il contratto stipulato tra il Movimento 5 Stelle e la Lega a Roma. Abbiamo superato le 100 firme, i 100 voti, poi a prescindere che siano voti positivi o negativi, però a noi interessa soprattutto suscitare interesse nella gente. Per questioni di autorizzazioni, di velocità, di pratiche, Poggiofranco era il più facile per ottenere le autorizzazioni, motivo per cui diciamo, la scelta è ricaduta su questo, ma il nostro pensiero è quello di allargare a tutta la città di Bari, quindi poi saremo a San Girolamo, a San Paolo, saremo a San Pio, saremo a Palese, a Santo Spirito, a Iapigia, a Carrasse, saremo ovunque. Io ho votato convintamente per il sì. I punti di forza del contratto per me sono la ridiscussione dei trattati europei. Per la prima volta si comincia ad assumere un atteggiamento critico nei confronti dell'Europa da un punto di vista politico, non siamo più servi, fino ad oggi abbiamo sottostato ai vincoli europei, quindi oggi finalmente con questo contratto definiamo una risposta alle politiche di austerità che fino ad oggi ci hanno portato ad una situazione di grande crisi, diciamo, nazionale.